Ciao a tutti, oggi vorrei presentarvi la mia organizzazione del sottolavello. Come tutti sappiamo, il sottolavello è un punto della cucina che è sempre molto critico, anche perché essendo un punto dove non è mai a vista, tendiamo a tenerlo sempre non molto ordinato. Vi avviso che sotto il mio lavello c'è il caos, c'è il delirio, quindi non vi spaventate se quando aprirò le ante vedrete il finimondo. Vediamo subito come organizzare il sottolavello. Questa è la condizione del mio lavello. Ora provvederemo a togliere tutto, ripulire per bene tutto l'interno del sottolavello e poi vedremo come riorganizzare questo caos. Questa è la condizione del mio sottolavello. Sinceramente è tantissimo che non lo pulisco più. Comunque, quelle macchie che vedete lì non vanno via perché sono macchie comunque di detersivi che nel tempo si sono formate. Però diciamo che adesso con un buono sgrassatore e un po' di varechina, diciamo, nelle piastrelle dovrebbe venire abbastanza pulito. Eventualmente, se poi il risultato non mi piace, rivestirò il fondo in modo che possa in qualche modo risultare più piacevole alla vista. Questa è la condizione delle cose. Direi che c'è parecchio lavoro da fare. Voglio rivestire il piano con questa carta adesiva, però non la attaccherò, la appoggerò solamente, in modo che una volta che si sporcherà potrò facilmente cambiarla. Ora la taglierò di misura, calcolando il passaggio di quei due tubi laggiù, e poi inizierò a metterci dentro i contenitori.
finalmente lavoro finito. Cosa ne pensate? Io sono abbastanza soddisfatta rispetto a come era prima. È una bella organizzazione. Se il video ti è piaciuto, metti un pollice in su, iscriviti al mio canale e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao a tutti!